siamo in diretta, siamo fatta, è stato quasi un piccolo miracolo. Ok, allora, abbiamo fatto questo, benvenuti a tutti, benvenuti alle stelle del Dispari. Io dovrei fare in modo di nascondervi alcune cose, altrimenti finisce la sorpresa, quindi qualche volta con la manina nasconderò quello che dobbiamo vedere. Nel frattempo però... Allora, è una serata un po' particolare, perché come giornale c'è ancora qualche posto libero, magari quelli che stanno fuori, ecco. Ora, come giornale, anche in scia a quella che è stata la premiazione del premio 8 milioni della decima edizione con Bruno Mancini, come giornale abbiamo pensato di dire grazie e di essere riconoscenti verso quelle persone, quegli amici che ci sono stati vicino. Fare il giornale a Ischia è un'iniziativa un po' complicata, perché è legata molto al territorio, perché cambiano le dinamiche che normalmente quando non dovevano partire tutti qua. Ero detto che succedeva qualcosa che non doveva succedere. Vabbè, lo vediamo tra poco. Allora, vi dicevo, è una serata per dire grazie, perché molto spesso questa parola grazie, così come la parola riconoscenza, sono dei sentimenti che non sempre vengono messi al centro. Molto spesso la parola grazie è quella che ci fa stare bene, è quella che ci permette anche di sentirci apprezzati. Dopo la nostra società in qualche modo l'ha svilita di significato, che non siamo abituati a dirlo, sembra un po' tutto scontato con i social, dove abbiamo i rapporti che restano un po' così più distanti, forse abbiamo perso questa bellezza. Noi come giornale abbiamo selezionato 11 amici che in qualche modo hanno reso importante, per quanto è diventato importante, il nostro giornale. Ognuno di loro l'ha fatto tenendo presente quello che è il ruolo del giornale di anni e anni della società, quello che è il ruolo che è il giornalismo della società. Quando ho nominato, abbiamo diffuso gli 11 nomi, c'è stato qualcuno che mi ha detto: ma io cosa c'entro con il giornalismo, che magari mi tratto soltanto di un piccolo aspetto, tratto soltanto di una piccola parte, perché magari ecco, faccio tutt'altra cosa, non faccio il giornalista. Fare un giornale è avere tutto insieme, il giornale è composto da tutti quelli che lo realizzano, da chi fa l'articolo di politica, di sport, da chi racconta la società, da chi la interpreta, da chi magari la agita, da chi magari la vive. Viviamo nell'era dell'influencer, ma chi ha detto che l'influencer deve essere solo quello che noi abbiamo? L'influencer è quello che decide qualcosa, quello che agita qualcosa, quello che rappresenta che poi succede qualcosa. E noi come giornali in questi 11 anni, 12, abbiamo avuto tante persone che ci sono state vicine, a cui va il nostro grazie. Come abbiamo fatto prima, però, visto che ci sono gli amici, che un'altra situazione, un'altra parte di un evento, io sono cristiano ma non sono cattolico, non credo all'unità di silenzio, però allo stesso modo penso che sia giusto che questa sala ricordi il dramma di Martel Carise. Vi pregherei di alzarvi e di fare un attimo di preghiera insieme. Caro Padre Dio d'amore, ti preghiamo in questo momento.